domande al volo proprio, sì. Grande vittoria contro l'Inter, una vittoria con una grande che consacra la Lazio prima in classifica. A questo punto, insomma, la Lazio deve tirare giù una maschera, c'è per lo scudetto. Ma è stata, come hai detto tu, una vittoria importante dopo tanti anni che non si vinceva contro l'Inter. Ci ha dato sicuramente questa vittoria morale dopo che venivamo da due pareggi di fila. Adesso siamo lì, ci godiamo questo momento e cerchiamo di continuare per la nostra strada senza guardare a scudetti o altre cose, è troppo presto. Quindi viviamo la giornata e poi vedremo a primavera qual è il nostro obiettivo. Tutti contenti, il mister aveva detto vogliamo una prova al 105%, la Lazio ha fatto quello che ha chiesto Reja. Sì, abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister, infatti oggi abbiamo interpretato la partita perfettamente e quindi una vittoria meritata contro l'Inter, non capita tutti i giorni di vincere e niente, siamo contenti e ci dà gran morale per andare a affrontare la prossima gara a Torino con la Juve. Era indubbiamente un'occasione imperdibile perché l'Inter è molto, sicuramente molto, insomma, è molto in difficoltà dal punto di vista delle assenze. Sì, sicuramente l'Inter non è quella dell'anno scorso, ha troppi giocatori fuori, però è sempre l'Inter, quando c'è in campo gente come Stankovic, Pande, Schneider, è sempre una squadra che fa paura, quindi non sminuirei tanto la nostra prestazione, anzi oggi abbiamo dimostrato di avere carattere, di volere questa vittoria e penso che questo provvisorio primato sia meritato. A Torino come si va? Come ho detto prima, si va col morale alto dopo questa vittoria e come sempre, come ci chiede il mister, andare là in tutti i campi e giocarcela a viso aperto, alla pari, cercando di portare a casa i tre punti. Possiamo dire che c'è un cambio di mentalità rispetto alla Lazio che contava i punti che mancavano alla retrocessione? Sì, era una situazione difficile, lì si era partito male in campionato e dovevamo vincere per forza e Mare subentrava con un po' di tensione, un po' di patema d'animo. Quest'anno si è partiti bene e la tranquillità che abbiamo quest'anno, data anche dei risultati, ci fa giocare meglio, di essere più consapevoli del nostro mezzo. Questa parola scudetto l'ha pronunciata ancora? Per ora no.